Ok, allora riprendiamo da dove ci siamo lasciati, cioè dalla definizione di questi altri due KPI che abbiamo cominciato a ipotizzare nel nostro schema. Quindi, questo dice quanto frequentemente il sistema propone già l'elenco corretto. Quindi siamo in un caso in cui in qualche modo nel KPI precedente ci avevamo già posto il problema, alcuni utenti non avranno nulla da correggere, altri invece avranno qualcosa da correggere. Qui stiamo cercando di quantificare quante volte o quanti utenti o quante operazioni di accesso ricadono nel primo caso o nel secondo caso. Quindi questo è relativamente più semplice da fare. Di nuovo è una indicazione che possiamo ottenere semplicemente osservando il diagramma di processo e in particolare questo blocco di scelta. A questo punto non ci interessa più il tempo, ci interessa semplicemente sapere se quando la famiglia vede l'elenco conferma che è corretto oppure dice no, devo modificarlo. Quindi questo è un indicatore molto semplice e dovrò semplicemente contare, no, quante volte il processo parte dal lato sinistro oppure dal lato destro, quindi sul lato corretto oppure sul lato sbagliato, rispetto al numero totale di volte in cui il processo arriva di qua. Forse facciamo solo attenzione a come lo calcoliamo, perché se io facessi il rapporto tra numero di volte che passo dall'elenco sbagliato e numero di volte che passo da questo trattino evidenziato, oppure anche numero di volte che passo dall'elenco corretto rispetto al numero di volte che passo dal trattino evidenziato, quel trattino evidenziato viene percorso ogni volta che faccio un'interazione di questo ciclo. Per cui una famiglia che deve correggere qualcosa, metti che debba fare 5 correzioni, passa di qui 5 volte. Giusto? Noi non dobbiamo contare una volta l'elenco corretto su 5 volte che erano sbagliate. Quindi dobbiamo fare bene attenzione a che cosa stiamo contando. Noi dobbiamo vedere quando una famiglia entra qui, ci chiediamo, seleziona subito l'elenco corretto oppure seleziona una o più volte l'elenco sbagliato e poi ovviamente prima o poi selezionerà quello corretto. E questo è quello che dobbiamo calcolare, perché c'è questo loop che ci confonde le carte. Quindi per ogni attivazione di questo token, per ogni operazione di controllo della vaccinazione di un figlio, che è il nome del token, lassù in alto a destra, io questo controllo lo classifico in due famiglie. O il controllo ha avuto esito positivo dall'inizio, al primo colpo, oppure no, cioè ha richiesto una o più correzioni. Non mi interessa quante correzioni abbia richiesto. Ok? Allora, noi dobbiamo semplicemente trovare un modo semplice di calcolare queste cose. Non sarebbe giusto calcolare, ad esempio, il numero di volte che passo da B rispetto al numero di volte che passo da A. Tanto per usare gli stessi nomi A e B che avevamo prima. Perché se io faccio il rapporto, il numero di volte che passo da B diviso il numero di volte che sono passato da A, ottengo 1. Sempre, 100%. Perché anche se faccio delle correzioni, poi prima o poi esco da A. Quindi in realtà dovrò fare un calcolo un po' diverso. Dovrò chiedermi, in un certo controllo di vaccinazioni, sono passato almeno una volta da qui? Sì o no, rispetto al numero di volte in cui sono passato chiaramente da A. Quindi possiamo mettere un altro punto C qui, e quindi avrò dei processi che fanno A, B, dei processi che fanno A, C, 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 C,
B. Devo contare, diciamo così, la percentuale relativa di questi due. Allora, vuol dire che il metodo di calcolo è un po' più complicato di quanto non ci sembrasse all'inizio, vabbè, lo possiamo fare, lo possiamo gestire, e potrebbe essere quante volte conta, quante volte il processo passa da A a B senza passare da C, rispetto al numero totale di attivazioni. Quindi il denominatore è facile. Il numero di volte che passo da A. Il numeratore è il numero di volte che passo da B senza essere passato da C. Vorrà dire che da qualche parte mi dovrò salvare l'informazione se sono passato almeno una volta oppure no. Quindi in qualche modo dovrò fare attenzione che quando vado a implementare. Questo è un esempio del dato cancellato che dicevamo prima. Dal punto di vista di questo processo, il fatto che poi lui esca, ciò che deve fare dopo, non è influenzato, non è rilevante il fatto che abbia o non abbia fatto delle correzioni prima, può anche dimenticarsi se ha fatto delle correzioni prima. In realtà ci serve saperlo. Quindi se volessimo essere pignoli aggiungeremo ancora un'azione in cui il sistema informativo diciamo così si ricorda oppure salva il fatto che è passato, che è stata fatta almeno una correzione. Questa cosa qua la possiamo fare qui. E a questo punto il nostro C è lui. Poi magari lo metto sopra se riesco. L'ho nascosto. C. Questo è un dettaglio eccessivo, lo stiamo discutendo solo perché parliamo di KPI. Perché a me non interessa, perché sarebbe più facile dire conta quante volte passa da C. No, non devo contare quante volte passa da C. Conta se sono passato almeno una volta oppure no. Quindi devo ricordare per ogni iterazione se è passato o no. Quando esco dico ok, se è passato almeno una volta, sì, se è passato almeno una volta, no. E allora vado a vedere, vado a decidere se lo conto oppure no. Quindi di fatto ogni token si porterà dietro, oltre ad altre informazioni, anche questa informazione specifica, un flag, una bandierina, un piccolo booleano, quindi se è almeno passato da qua una volta oppure no. Allora a questo punto, con questa modifica al processo, conto il numero di volte che il processo passa almeno una volta da C, più facile da scrivere così, poi faccio 1 meno del totale, faccio 100% meno di questa cosa qua. Quindi passa almeno una volta da C diviso il numero di volte in cui passa da A. Il tutto, K
chiaramente mi conta il numero di volte che ho fatto delle correzioni, ma il KPI mi dice quante volte invece non hai fatto correzioni, quindi è 1 meno questo. Count di A, cioè quanto è il numero di volte che passa da A, significa quanti token ho generato, quante volte ho utilizzato il processo, quante richieste hanno fatto le famiglie di accesso all'elemento di C. Questo varia chiaramente tra 0 e 1. 0 lo ottengo quando sempre c'è una variazione, ogni volta che entro c'è qualcosa da cambiare. 1 lo ottengo quando invece è sempre tutto perfetto, quindi entro con stato che tutto è perfetto e vado avanti ed esco. Questo è già una misura aggregata. A differenza delle misure di prima che mi davano un numerino, non TB-TA, mi davano un numerino ogni volta ad ogni token, di fatto, nuovo, generare un numero nuovo. Qui questo conteggio è già aggrega insieme, mette già insieme tutti i token, quindi questa formula qua mi dà già un numero, non è più necessario farne una media, un'aggregazione, un conteggio sopra. Se io osservo il mio sistema lavorare per un mese, ho contato quante volte in questo mese è successo che un token non sia mai passato, sia passato da C. È un numero. Conto quanti token ho generato in totale, un altro numero, faccio il rapporto. Quindi in questo caso la misura elementare è il passo o non passo, la misura booleana, vero o falso, che viene aggregata contando semplicemente, perché la misura vero o falso è una misura di tipo nominale, neanche ordinale, perché tra vero o falso non c'è il maggiore o il minore. È una misura nominale che mi distingue in un gruppo piuttosto che in un altro gruppo. Sulle misure nominali che cosa faccio? Faccio un'aggregazione basata sul conteggio, che è l'unica cosa che posso fare sui nominali, e una volta che ho i conteggi, un conteggio di nominale è un assoluto, posso fare ciò che voglio, tra cui un rapporto, e quindi dare un risultato che a sua volta è una scala di rapporti. Quindi vedete queste scale di misura come giocano. Passare da A è una informazione di tipo nominale, sì, no. Conta quante volte passa da A è un'informazione di tipo assoluto, ho contato degli eventi. Quindi da un valore nominale, un'operazione di aggregazione mi ha dato un valore assoluto, sulla scala assoluta. Quindi sulla scala assoluta posso fare ciò che voglio, in particolare manipolandolo in questo modo ho ottenuto un valore che sulla scala di rapporti non sia assoluta, perché ho scelto un valore di riferimento io e non ho delle unità secche, o se una percentuale, una frazione. Quindi in questo caso il risultato è espresso sulla scala dei rapporti e possiamo esprimerlo in forma percentuale, ad esempio. Un errore che vedo spesso quando ci sono indicatori di questo genere è persone che scrivono al posto di conta somma. Perché noi a parole un po' diciamo somma è il numero di volte che passi da lì. In realtà quando dico somma intendo matematicamente la somma di numeri, di valori. No? Faccio un altro esempio che forse si vede meglio la differenza. Se dico facciamo la somma di tutte le matricole che sono presenti qua. In realtà quello che voglio dire è conta quante matricole distinte sono presenti qui. Perché la somma delle matricole bisogna fare la somma dei numeri di matricole che non ha nessun senso. Quindi facciamo attenzione a distinguere somma e conteggio, anche se nel linguaggio colloquiale a volte i due si confondono. No? Quindi in questo caso mi interessa sapere quanti erano. Operatore somma lo riservo proprio per sommatoria, cioè ho dei valori di cui voglio accumulare un totale, mi serve come numeratore per le medie, ad esempio.
qua sopra avrei potuto scrivere la somma del tempo, la somma di tb-ta, quello sì, diviso il numero di tocchi e il numero di attivazioni, però tanto vale scrivere media subito, così ci capiamo. Quello era un numero, anzi una serie di numeri, perché c'era un numero, un intervallo per ogni attivazione del token, questa serie di numeri poteva essere sommati tra di loro, tranquillamente. In quel caso aveva senso dire somma. In questo altro caso no, quindi distinguiamolo abbastanza nettamente. Anche qua dobbiamo dare un'interpretazione che questa percentuale sia ottima se è maggiore, questo qui è l'indicatore che sale, se è ottima se è maggiore del, mettiamo lì, 80%, accettabile se è maggiore del 50%, più alto possibile. L'indicatore crescente, non decrescente. Ah, di che tipo è questo indicatore? A quale categoria appartiene? Sono indeciso se attribuirlo alla categoria della conformità in ingresso. Forse sì, o quella dei perfect orders. Rispetto a una richiesta, il risultato è esattamente ciò che mi aspettavo. No? Un indicatore di servizio che mi dica il perfect order, se gli ordini sui quali non ci sono anomalie. Le richieste di servizio che non contengono anomalie, forse più su questa parte. Quindi in questo caso un indicatore di servizio però se uno l'avesse letto come conformità di ingresso gli somiglia molto, perché tu ricevi un'informazione che è l'elenco già preparato e vedi che è già corretto, è conforme. Mentre invece l'ultimo KPI, quello sotto, senza dubbio è un indicatore di qualità conformità in uscita. Perché alla fine va a vedere quanti degli elenchi prodotti sono stati validati da un'operazione di test, test in uscita, test in consegna. Quindi questo è qualità, conformità in uscita dell'output, o conformità dell'output, ripeto, che lo vogliamo scrivere. Cioè, questo indicatore è un indicatore di qualità, perché va essenzialmente solo a controllare l'elenco, poi dice questo elenco è conforme alle scritte normative, non si preoccupa di come è stato generato questo elenco, se ha dovuto subire 100 correzioni, ci ha messo 100 anni, ci abbiamo impiegato un milione di risorse, va solo a vedere l'uscita. Quindi ricade nella categoria degli indicatori di qualità. Mentre qui ci siamo dovuti far del male a capire cosa è successo, no? Quindi è un indicatore sicuramente anche interno. Ok, allora a questo punto, visto che abbiamo rotto il ghiaccio con l'ultimo indicatore, chiediamoci come calcolare. Valutare quanto frequentemente l'elenco rivisto e corretto contiene ancora delle anomalie. Beh, questo sembra più facile, anche il secondo sembrava facile. Cioè, quante volte sistema informativo verifica le anomalie e può verificare ci sono o non ci sono queste anomalie. Beh, allora questo è facile, nel senso che basta sapere, basta tenere traccia di che cosa decide questo blocco qui. Cioè, quante volte il sistema informativo riscontra anomalie rispetto, tratto, quante volte il sistema informativo controlla se ci sono anomalie. Ok, visto che siamo pigri e non vogliamo scrivere tanto, chiamiamo D questo blocco, no, come scorciatoia, e quindi in qualche modo il nostro metodo di calcolo è valuta quante volte il blocco D riscontra anomalie.
blocco, l'abbiamo, blocco poverino, non è un blocco, un'azione, l'azione di. Quindi anche qua il calcolo sarà dello stesso tipo. Conto le volte in cui D riscontra anomalie fratto il numero di volte in cui D viene attivato. Questo, qui c'è scritto formula, però chiaramente non sono ancora delle formule matematiche queste cose qui, no? Sono delle formule che sì, cercano di essere rigorose, ma poi c'è sempre una componente di spiegazione a parole, perché altrimenti avremo bisogno di un linguaggio di programmazione solo per riuscire a esprimere questa cosa, no? L'importante è che sia non ambiguo, chiaro esattamente il tipo di calcolo che voglio fare e quale dato vado a misurare. Di nuovo qua vado a misurare due dati nominali. Allora, questo qua, scusate, questo secondo è un dato assoluto. Conta il numero di volte che accade una cosa. Questo sopra, il riscontrare anomalie, sì o no, è un valore nominale che viene trasformato in assoluto calcolando una frequenza. Anche questo è un valore finale che esprime sulla scala dei rapporti e lo rappresentiamo in percentuale. La percentuale, che in realtà in questo caso è l'elenco contiene anomalie, è una condizione negativa. Quindi noi vogliamo che questo indicatore sia il più basso possibile. Quindi la soluzione ottima è se è minore del 2%, è accettabile se è minore, diciamo, del 10%, più basso possibile. Qui effettivamente ci vorrebbe un benchmarking per capire se questo è 10 o deve essere 4, perché in realtà l'obiettivo qual è? No? La copertura totale, questo è un obbligo, quindi mi verrebbe da scrivere che l'ottimo è 0 e accettabile è 1 o 2, ma poi rischio di trovarmi un sistema che è sempre in errore perché dalla popolazione su cui viene applicato non si è ancora adeguato. Quindi. Ovviamente questi obiettivi che mettiamo in interpretazione vanno rivalutati, no? Di tanto in tanto. Questo è poi compito non tanto del management, ma delle strategie, del livello superiore, di definire quali sono gli obiettivi. Io prendo questi obiettivi e li traduco in operazioni di controllo, controllo di processo, controllo di gestione. Poi queste obiettivi a loro volta strategicamente potrebbero cambiare, quindi io ho magari un piano pluriennale in cui queste cose qua le andrò a ritoccare, ma in ogni momento devo sapere dove sto lavorando. Nei vari livelli, come dicevamo prima nella piramide, siamo, non siamo ancora a livello più alto. Abbiamo dei vincoli che arrivano dall'alto, che arrivano dalle strategie, e li dobbiamo applicare sui processi che stanno lavorando a livello operativo. No? Pizzati in mezzo tra questi due livelli. Ah, qui non ci siamo dimenticati, ma anche queste due cose ovviamente prendono i dati sempre dalla stessa attività. Purtroppo sono dovuto andare in tutti e tre i casi a prendere, a, come si dice, in gergo si dice, strumentare il diagramma dell'attività, cioè aggiungere degli strumenti, dei punti di misura, perché quel dato lì non ce l'avevo nel modello concettuale. No? Se io avessi già avuto per caso nel modello concettuale, per quanto riguarda il figlio, un campo qua che mi dicesse in regola o non in regola, perché ovviamente il sistema lo sa, ha calcolato se è in regola e poi se l'ha dimenticato. Se io invece mi salvassi questa informazione qua dentro, allora il terzo KPI sarebbe molto più semplice. Avrebbe come fonte dati il modello concettuale, in particolare la tabella figlio, e dovrei semplicemente contare quante volte figlio.in regola uguale true rispetto al numero di figli registrati nel sistema. Che sarebbe una metrica diversa.
perché la base di misurazione sarebbe diversa. Quanto frequentemente? Cosa vuol dire? Frequentemente rispetto alla popolazione dei figli? L'ipotesi che facevo adesso sul modello concettuale è: ho 1000 bambini registrati nel sistema, di questi 1000 10 non sono in regola. Oppure, come abbiamo fatto qua, frequentemente rispetto agli accessi al sistema fatti dalle famiglie. Perché metti che io abbia una famiglia che è in regola, ma un disturbo ossessivo compulsivo per cui va 5 volte al giorno a vedere questo sito, e si trova ovviamente sempre in regola, mi falsa questa misura. Mi falsa. Questa misura tiene conto di questo, degli accessi al sistema. Mentre la famiglia che non è in regola non gliene può fregare di meno e non va neanche a controllare, non dà contributo qua. Perché il sistema riscontra anomalie solo quando, ce lo dice il processo, solo quando la famiglia ha fatto questa trafila, poi secondo me è giusto, il sistema informativo ha detto guarda che ci sono dei problemi. Ma se non entro qua, conto zero. Allora, sono due cose che sembravano uguali quando ho cercato di convincere che era la stessa cosa misurando di qua, misurando di là, ma poi non è dettagliata, no. Perché già di partenza, se vogliamo, l'errore quasi sempre all'inizio, ci siamo accontentati di questa definizione senza in realtà pensarci bene. Cosa vogliamo dire? Perché eravamo sull'onda della vediamo cosa fa la famiglia, no? Allora vediamo se lo fa in modo snello, in modo veloce, eccetera, senza ricordarci che poi qui è un KPI che vorremmo forse, che avrebbe più senso che misurasse anche la situazione delle famiglie non attive del sistema. Cioè, qui sono due cose diverse. Quante volte, se io entro, non mi dà errore, quindi vuol dire che il sistema è snello, veloce, eccetera, oppure quante volte non... Oppure quanti bambini sono fuori regola, perché poi cosa interessa di più alla famiglia? Sono due KPI diversi. Potremmo scrivere l'altro. Valutare quanti bambini contengono ancora hanno ancora anomalie nell'elenco. Vabbè, rivisto corretto, tagliamolo perché anomalie. Allora, questo qua è qualche cosa che è diverso. Che non conta più che cosa fanno le famiglie col sistema, ma conta semplicemente la situazione dei bambini rappresentata dal sistema. Allora, questo lo posso calcolare, è anche facile, nel senso che il metodo di calcolo è quello che abbiamo descritto prima, quindi devo ovviamente arricchire il modello concettuale per poterlo fare, dicendo che anche il bambino è in regola. E quindi semplicemente conta, scusate, conta la frequenza dei figli in regola. Quindi count figlio.inRegola uguale vero. Rispetto count di figlio. In questo caso la fonte sarà il diagramma delle classi. Allora, dal punto di vista della famiglia, qual dei due è più rilevante? Questo KPI è più rilevante per la famiglia o per la scuola? Rischia di essere più rilevante per la scuola, quest'altro.
perché la famiglia è interessata ai propri figli. I propri figli sono un numero limitato, quindi considero uno a uno, non ha senso fare delle statistiche. Nella media della mia famiglia quante anomalie ci sono? No? Mentre invece questo che valuta l'intera popolazione può essere più interessato all'utente, all'auto che ricorda. Ok, visto che io dovrò domani iscrivere i bambini a scuola, quanti sono quelli che non posso iscrivere, che mi danno dei problemi, in cui dovrò intervenire? Quindi vediamo che anche una sfumatura nel calcolo di un indicatore in realtà lo trasforma in qualche cosa che rappresenta un interesse diverso, un interesse di uno stakeholder diverso. Quindi proviamo a questo punto a scriverlo, così come abbiamo detto, come stakeholder uguale famiglia per tutti questi. Ricordiamoci, questo qua è invece per lo stakeholder uguale a scuola. Scusate per il giallo, fa meglio. Quindi questo esempio cosa ho voluto far notare? Uno che, vabbè, non l'avevo ancora fatto prima, alcuni indicatori possono essere calcolati semplicemente analizzando i dati presenti nel sistema. In questo caso abbiamo dovuto aggiungere un attributo, ma l'avremmo anche, magari potremmo essere fortunati di trovare già il dato che ci serve nel sistema, in molti casi magari vediamo qualcun altro, lo troviamo già. Se non c'è, lo dobbiamo aggiungere, non solamente aggiungere un modello concettuale, ma ovviamente tutto nell'implementazione del sistema quel dato lì va tenuto aggiornato, no? Il sistema lo deve calcolare. E l'altra cosa è, appunto, quello che dicevamo, che piccole variazioni nell'interpretazione poi alla fine di un concetto, cioè, noi siamo partiti da qua. Che poverino, questo processo, lui, sì, no, fa un controllo e basta. L'esito di questo controllo, a seconda di come lo vado a confrontare, un'informazione che mi permette di estrarre informazioni diverse. È un po' strano, però il numero di combinazioni che posso creare mi permette di estrarre molte più informazioni rispetto alle singole misure che posso prendere. Quella stessa misura può essere usata per due cose completamente diverse, addirittura per stakeholder diversi. E riesce magari sul discorso stakeholder scuola a scoprire delle anomalie che invece sul stakeholder famiglia non vedevamo proprio, perché le famiglie che erano che avevano più problemi erano quelle che si collegavano di meno al sito. Quindi questo richiede, ma come purtroppo un po' tutto in questo corso, un livello di pignoleria abbastanza elevato, no? Andare un po' ad analizzare esattamente cosa abbiamo scritto, cosa ci siamo chiesti, a chi serve questa informazione. Bisogna fare un po' l'avvocato del diavolo, no? Se volessi taroccare i dati, come farei a pompare artificiosamente questo indicatore, questo KPI? Come faccio ad alzarlo barando? Come faccio a abbassarlo barando? Allora, quando uno si fa queste domande estreme, si accorge in realtà di che cosa sta misurando. Come faccio, questo qua mi ha detto, come faccio ad abbassare questa percentuale? Prendo una famiglia che vada bene e la convinco a cedere 100 volte al giorno e ho migliorato il mio indicatore e mi prendo il bonus di fine anno. Quest'altro è un pochino più duro, questo secondo è un pochino più difficile da taroccare. Dimmi. No,
Allora, lui mi dice se per un determinato processo, cambiando lo stakeholder, la definizione degli input e degli output cambia, e quindi i relativi volumi di input e i volumi di output. No, l'input e l'output dipende dal processo. Quindi in questo caso stiamo sempre parlando di questo processo che viene attivato sulle vaccinazioni. E quindi sul fatto che la vaccinazione venga controllata. E lo vediamo quel processo da punti di vista diversi, dal punto di vista della scuola, dal punto di vista della famiglia. Questo non ha nulla a che vedere con quest'altro processo, ad esempio, che viene eseguito dalla scuola, dove il dirigente scolastico controlla le anomalie dei figli, eccetera. Allora, questo è un processo diverso, avrebbe degli input diversi. L'input di questo è l'elenco di tutti i bambini, l'output sarebbe l'anomalia. Però lì, noi in questo caso avevamo la famiglia che era, diciamo così, l'attore primario, anche se per i processi non si può dire, ma l'attore principale di quell'attività, e l'abbiamo anche visto come stakeholder. Ma esisteva un secondo stakeholder che era interessato comunque a quel processo. E poi questo stakeholder, in realtà lui aveva una sua attività che svolgeva come attore primario, che avrà dei suoi input e dei suoi output diversi. Adesso forse quello che stai dicendo tu è quel KPI è più adatto a KPI di questo processo che non dell'altro. Forse sì. Perché effettivamente va a valutare questa azione qua, l'esito di questa azione qua. Quindi sì. Verifica di anomalia. In realtà questa verifica di anomalia sarebbe giusto che il sistema informativo lo facesse sempre, non legata all'azione del dirigente, quindi è un KPI legato più a questa azione, dipende un po' da dove il sistema informativo la compie. Però effettivamente se facessi i KPI di tutti i processi, questo che ho appena disegnato starebbe meglio dentro questo che non dell'altro. Sì. Qui non abbiamo definito altri indicatori di servizio, come ad esempio il tempo di risposta, il tempo di lead, eccetera, perché non ci sono essenzialmente, perché sono tutte azioni che avvengono in modo istantaneo, non c'è bisogno di aspettare nessuna richiesta, nessun servizio, nessuna procedura manuale, nessun oggetto, nessuna consegna, non c'è una componente logistica in questo né produttiva. No, quindi la produzione, in realtà il lavoro va avanti perché la famiglia che si collega inserisce i dati e così via, non c'è nessun controllo aggiuntivo. E quindi tutta una parte, ecco, l'esercizio che abbiamo fatto ieri in laboratorio, in cui vi abbiamo chiesto prendi questo esercizio e prova a fare tutti i KPI possibili, immaginabili che ti vengono in mente, vi siete resi conto che in alcune aree era più facile, in altre aree bisogna proprio sforzarsi per inventare qualche cosa che alla fine non ci convince neanche troppo, ma è normale, no? A seconda del tipo di processo ci saranno alcune metriche che hanno più senso e altre metriche invece che hanno molto meno senso. Quello, come ha detto qualcuno, era un esercizio per sforzarci, no, di vedere questi indicatori. Poi il lavoro corretto da fare è partire dalle priorità e definire l'indicatore, quindi non dovremmo mai inventarci un indicatore che va a una cosa del tutto astrusa e inutile, no? Tanto per il piacere di farlo. Quindi non fate mai il percorso, li invento tutti e poi dopo che ne ho fatti 100 scelgo i 3 migliori. Vi orientate come abbiamo fatto adesso, chiediamoci quali sono le cose più importanti per quello stakeholder, come le descriviamo, come le modelliamo e poi dove le mappiamo. Questo ci serve sempre comunque per una scorsa, questo io la faccio sempre per essere sicuro di non dimenticare dei pezzi, no? Di non aver pensato a un certo punto di vista. Ok, io potrei proporvi di interrompere qua se volete, visto che siamo a ridosso delle vacanze, o se invece insistete possiamo fare altri 2 KPI su questo, o
Non vedo, vedo gente che mette via, quindi direi che la prima proposta è piaciuta, quindi il mio regalo di Natale è questa mezz'ora di sconto. Ci rivediamo chiaramente il 20 di gennaio, prendendo lezioni e laboratori come al solito, ma sia nelle lezioni che laboratori faremo una cosa sola, cioè svolgimento di esercizi d'esame. Nel laboratorio faremo cosiddette simulazioni d'esame, quindi vedremo un testo simile a quello dell'esame, strutturato come quello dell'esame, chiaro che non rimetterci meno tempo rispetto alle due ore dell'esame, però questo avrà anche, significa anche che non vi mettiamo più il testo il giorno prima o due giorni prima, ma ve lo diamo sul momento, perché l'esame anche lo daremo sul momento il testo. No? E quindi i due laboratori saranno organizzati così, sulla falsa riga di un testo d'esame, e invece durante le ore di aula risolveremo i temi d'esame precedenti. Io per default vado avanti, vado indietro nel tempo, quindi adesso abbiamo fatto quello dei vaccini, prendiamo gli altri andando indietro. Se invece scoprite che c'è un tema d'esame che vi sta particolarmente qua e non riuscite, me lo dite, e per me prendere uno o prendere l'altro è abbastanza indifferente. Ok? Grazie di tutto.